Commissione, alla Commissione europea in via 4 novembre 169. E noi diciamo che ancora una volta lo Stato italiano ha violato la direttiva Bolkestein, ha disatteso anche il pronunciamento della Corte di Giustizia del 14 luglio scorso, e quindi noi siamo qui per presentare questo ricorso dove diciamo che quel decreto antilocale convertito nella legge 160 del 2016 è incompatibile anch'esso con la direttiva europea, perché concede un'ulteriore proroga ai concessionari balneari attuali, che quindi sono stati autorizzati a mantenere ancora quelle aree al loro uso, al loro sfruttamento, e in particolare nel decreto enti locali, così come convertito in legge, all'articolo 24, terzo comma, septies, non è previsto un limite per il quale questa proroga è concessa, in quanto si dice che fin tanto che non si procederà a un riassetto del settore balneare, fin tanto quelle conservano validità tutte le concessioni attualmente in essere. Allora, andiamo giù. Siamo qui in Piazza della Repubblica, qui appunto alla manifestazione contro la Bolkestein. Sindacati probabilmente non vi avrebbe cagato nessuno, grazie a loro invece qualcuno quantomeno si degna di ascoltarvi. Quello che io vi posso dare come suggerimento, avendo fatto da tramite per ottenere questo, è: poi io non so che cosa il direttore generale vi dica, può dirvi stiamo lavorando per voi, come potrebbe dirvi chi si è visto, tanti saluti, cercatevi un altro mestiere. Però io andrei ad ascoltarlo prima di decidere cosa fare. E poi, se siete in tanti oggi e se questo essere in tanti significa portare a casa qualche risultato positivo, vuol dire che è l'inizio di un percorso. Se essere tanti oggi vuol dire che per l'ennesima volta da un ministero vi diranno la Bolkestein non si tocca e voi non ci interessate, poi se fossi in voi la prossima volta non mi limiterei a chiedere un incontro al ministero, ma farei qualcosa di diverso. E su questo sapete che potete contare su di me. Però, onde evitare di dire che Salvini è quello che fa casino, io ho detto questo: vi lascio il microfono, sceglietevi voi 5, 6, 7, 8 rappresentanti che arrivano dalle varie parti d'Italia e cercate di essere convincenti con i signori che stanno governando adesso. In bocca al lupo e grazie per questa giornata. Bravo. No, ma è allucinante. Qui. Ragazzi, ciao a tutti, facciamo l'ultimo applauso di Luigi, Luigi, questa situazione. Ciao a tutti. Posto qua, posto. Dammelo. Quando mai ti ritirano una donna? Il demanio marittimo non va svenduto alle multinazionali. La Bolkestein, mio parere, non è lo strumento per svendere il demanio marittimo, per riorganizzare la materia del demanio marittimo. Lo dobbiamo fare con le leggi nazionali. Giovani imprenditori, esatto. Perché infatti io le dico questo: sul demanio marittimo ci sono degli abusi. Sul demanio marittimo ci sono degli abusi. Ci sono dei balneari che hanno abusato anche della loro posizione. E questo diciamo. La Bolkestein è lo strumento per risolvere questi abusi. No, dobbiamo fare con una legge nazionale. Esatto. Abbiamo visto
sul palco insieme Di Maio, quindi 5 Stelle, Salvini, Alemanno, questa strana alleanza contro la Bolkestein, oppure in difesa degli interessi imprenditoriali? Questa è un po' la domanda che ci facciamo. E poi di quali imprenditori? Degli imprenditori che hanno deturpato il nostro mare, che hanno assunto in nero centinaia e centinaia di lavoratori e che hanno costruito il famoso lungo muro. Stamattina siamo andati con l'avvocato Maria Laura Turco a consegnare il ricorso per la procedura di infrazione alla sede della Commissione Europea qui in via 4 novembre. Ci hanno accolto in maniera molto gentile e si sono voluti informare di quale fosse il nostro obiettivo. Ci sono sembrati disponibili e speriamo che il ricorso vada avanti. Ad oggi purtroppo è l'unico modo per riuscire a rimettere a bando queste concessioni ed essere sicuri che la direttiva europea sia mantenuta.